noi dobbiamo appoggiare fino in fondo l'idea che ha il primo ministro Renzi, che è quello di cambiare profondamente la scuola italiana. Anche qui noi in Italia siamo molto indietro, abbiamo una tradizionale scuola importante, positiva, però vecchia, molto invecchiata, perché ancora trasmette conoscenze, mentre nei paesi più evoluti al centro c'è l'apprendimento, cioè il modo in cui chi impara contribuisce anch'egli a costruire il percorso educativo del paese. In Europa la parità è acquisita. Se si va a scuola, si va a scuola. In Italia questo ancora non vige. In Olanda, che è uno dei paesi più civili del mondo, il 70% delle scuole è gestita da privati ed è finanziata dallo Stato. Nella riforma ipotizzata dal governo si parla di una forma di aiuto per le scuole paritarie di qualità che vivono momenti difficili. Il fenomeno in Italia è che dagli anni 50 ad oggi c'è stata una riduzione drastica di scuole che non ce la fanno. Questo io lo considero un impoverimento del patrimonio culturale del paese. Bisogna che il paese si faccia carico di un problema del genere. Quindi anche una forma di sgravio per queste scuole può essere ammissibile? Non so se... Ecco, appunto, bisogna trovare delle forme che consentano loro di sopravvivere.